di qualcosa qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare non puoi trovare il cuore resta ancora vuoto i giorni sono sempre uguali non cambia niente e tu cerchi ancora Caro fratello, cara sorella, caro amico e amica, buongiorno nell'amore di Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è tempo di Alba Nuova Potenza nella Preghiera potenza nella parola. Per la grazia di Dio noi siamo qui e stiamo arrivando verso la conclusione di quest'anno con la grazia di Dio, sempre dal lunedì al venerdì dalle sette del mattino per pregare al Signore il nostro Dio nel nome di Gesù Cristo attraverso la guida e la potenza dello Spirito Santo. Io prego che tu stia bene, noi abbiamo già delle richieste di preghiera per le quali noi vogliamo intercedere, ma per primo noi vogliamo ringraziare Signore, per tempo. signore, consacro a te questo tempo di trasmissione che possiamo attraverso, Signore, questa puntata ascoltare la tua parola, essere, Signore, e ammaestrati attraverso una semplice lettura della parola di Dio, che questa parola tua che è inerrante, Signore, che... Una parola ispirata dallo Spirito Santo, che è una parola infallibile possa comunicare i tuoi precetti a noi. E noi, soprattutto noi, possiamo metterli in pratica e tu possa cambiare, trasformare la nostra vita, il nostro carattere, per la grazia e per la potenza di Gesù Cristo. Facci diventare sempre più simile a tuo figlio Gesù, che è il modello sul quale noi dobbiamo vivere. Allo stesso momento, Signore, noi vogliamo presentare a te uh, queste nostre richieste di preghiera che tutto sia fatto con la grazia con la potenza con l'istruzione con l'aiuto dello spirito santo e che ogni richiesta padre presentata a te tu possa nella tua grazia, nella tua bontà, Signore, davvero ascoltare, porgere orecchio alle nostre richieste di preghiera e che, Signore, tu possa soprattutto cambiare il nostro cuore, perché confidiamo sempre di più in te affinché la tua pace possa regnare nella nostra vita nel nome di Gesù Cristo. Amen popolo di Dio dice amen. Allora io voglio prima innanzitutto salutare tutti voi che siete qui. Io ringrazio sempre voi anche per le vostre preghiere, per il vostro affetto. Anne grazie a Dio si sta, ossia ogni giorno già sta un pochino meglio, quindi ancora la strada è un pochino lunga perché deve fare tanta fisioterapia, però ringraziando il Signore, già ieri ha cominciato a fare degli esercizi, quindi ringrazio il Signore che ha a me l'opportunità di servire Dio nel curare lei quindi per me è un piacere. Allora, vogliamo salutare, voglio salutare la Ger, buongiorno Ger, buongiorno Anna, buongiorno a Roberto, buongiorno anche alla Lina, buongiorno Lina, buongiorno Nunzia, buongiorno a te cara sorella, buongiorno Diana Veronica, buongiorno Silvia, buongiorno a Gabriele, buongiorno Delia, buongiorno Maria, buongiorno a Pablo, buongiorno a Maria Vera. Allora, eh, ok Maria Vera che come tutti voi non manda un saluto lei dice Pastore Fabiano e a tutti voi oggi voglio augurare una bellissima festa che la mia famiglia sia al, al centro di tutto non dimentico di Gesù nel mio cuore e nella mia vita grazie di tutto grazie al Signore anche la grazia qui a San Giorgio dice buongiorno nell'amore di Gesù Amen. Chiedo preghiera per Mariano e per Maria e per tutta la famiglia. Amen. Grazie. Noi abbiamo già ricevuto qui. Grazie perché hai condiviso questa richiesta di preghiera. E poi anche la sorella Regiane, buongiorno a te Regiane e alla tua famiglia, un saluto anche a Andrea, un buongiorno anche alla Daisy, buongiorno alla Daisy, buongiorno alla Kate, buongiorno Kate che sei qui con noi nel nome di Gesù, quindi tutti quanti voi che siete qui io ringrazio il Signore, quindi gloria a Dio per la vostra vita per la gioia che Gesù Cristo dà al nostro cuore. Amen, Signore, io vorrei ringraziare per ogni persona che è qui su Alba Nuova, per i miei cari, Signore, che partecipano in maniera quotidiana alle 7 del mattino, sono sempre pronti a pregare, ad ascoltare la tua parola. Voglio tu, Signore, ascoltare anche le nostre preghiere e tutto quello che noi mettiamo davanti a te, Signore. Noi vogliamo questa mattina pregare per la nostra cara sorella Zulema, Signore, che già da tempo... Uh, não está, Senhor, sentendosi -se bene. Tu sai, Signore, anche i suoi, le sue difficoltà, i problemi che sta, Signore, uh, dovendo uh, guardare proprio in faccia, Signore, a livello di salute e noi preghiamo per la pace del Signore, noi preghiamo per guarigione, noi preghiamo, Signore, che anche gli esami che deve uh, fare, che Tu possa, Signore, dirigere i medici, i infermieri, dando a loro, concedendo loro, Signore, l'intelligenza maggiore, ma soprattutto, Signore, una delicatezza nel trattare, Signore, con le Persona, como é dovuto ao Senhor em este momento, mas Senhor, que a tua mano stia com lei, a guidare a dar ela tranquilitar. e che lei possa ancora una volta confidare in te, Signore. Noi sappiamo che lei già in passato ha subito, Signore, ossia ha affrontato delle esperienze molto difficili, e tu sei sempre stato con lei. Adesso non sarà diverso, tu continuerai, Signore, a benedire lei. Prego, Signore, anche per la Silvia, che accompagnerà sua madre, che tu la possa anche dare la forza, discernimento, e che attraverso anche la Silvia tu possa passare, Signore, questa eh, tua pace, questa serenità e che noi tutti possiamo anche imparare questo, Signore, di poter onorare i propri genitori, ossia amando loro, anche se magari a distanza, ma, Signore, pregando per loro, dimostrando un affetto, dando una parola di incoraggiamento, Signore. E noi, magari, chi non ha più un genitore, che tu possa anche, Signore, ricordare che tu sei il nostro Padre eterno di cui Signore noi possiamo confidare e possiamo aggrapparci con tutta la nostra forza una preghiera Padre Santo anche per la vita del nostro fratello Gabriele Signore tu sai anche le, cose, le questioni Signore che lui chiede a te io Signore so che tu hai, stai preparando ogni cosa per Lui, allora fa, Signore, che nell'aprire e chiudere una porta tu possa preparare e riservare sicuramente il meglio per Lui. Dirigi il suo cuore, dirigi la sua vita, benedice la sua famiglia e che anche in questa situazione la moglie e le figlie possano vedere uh, la potenza di Dio manifestata nella sua vita. Signore Dio noi vogliamo anche presentare la vita del piccolo Michael Signore continuiamo Signore a pregare per questo bambino pregare per la sua famiglia pregare Signore per la pace di Dio nel cuore di Nunzia di Antonio Signore che a distanza comunque Signore sono lì presenti uh, vicino a questo bambino attraverso la preghiera, attraverso l'affetto, attraverso una telefonata quindi tutto questo è molto importante ma prego che tu sostenga loro come noi ti vogliamo chiedere Signore di continuare Continuare a sostenere e a sanare, a risanare, a guarire, Signore, nostro fratello Massimo. Anche lui, Signore, sta affrontando una battaglia davvero difficile e, Signore, noi ti preghiamo tanto che tu possa illuminare la mente dei medici per capire lui signore cosa sta affrontando perché signore possono trovare una cura naturalmente padre tu con una parola tua l'hai guarito e quindi noi sappiamo che tu hai la potenza per farlo noi facciamo, ci, ti imploriamo, ossia, ti preghiamo ci signore ci umiliamo davanti a te perché tu possa signore ascoltare questa preghiera che noi facciamo con fede allo stesso tempo signore io so che uh, tu Stai uh, uh, incoraggiando il cuore di Massimo, aumentando la sua fede, quindi ti prego, Signore, di renderlo sempre più forte a te, in te, Signore, sia lui, la Janet, eh, le figlie, Padre, che questa famiglia sia custodita nelle tue mani potenti, Padre, noi ti preghiamo. Io prego, Signore, anche per la grazia qui a San Giorgio, per la sua vita, per la sua salute, grazie, Signore, per il suo uh, desiderio sempre di servire, di essere con te, Signore signore di poter uh, dare signore un amore verso il prossimo signore io prego anche per la Maria prego, prego per Mariano signore tu sai quello che anche la Maria sta signore è molto preoccupata con i suoi genitori che sono anziani che sono malati e allo stesso tempo signore noi preghiamo anche per la salute di Maria e di Mariano signore influenza che molto spesso eh, è molto forte in questo periodo quindi noi ti preghiamo anche per protezione di tutti quanti noi che possiamo, eh, Signore, avere questa, questo occhio tuo di riguardo nei nostri confronti, noi ti preghiamo per questo. Una preghiera, Signore, anche per la Grazia, per Michele, per la Lilli. Signore, prego per la loro famiglia, prego, Signore, che la potenza del Signore stia con loro e per tutti i miei cari che magari oggi devono viaggiare. Signore, chi deve viaggiare o, o magari chi deve avere ospiti in casa, eh, Signore, io prego per queste giornate. Giornate, che sono giornate importanti signore sono giornate in cui anche questo tempo di comunione di spostarsi di visitare i propri cari chi ha la possibilità di farlo io ti prego per protezione ti prego signore per un tempo sano di celebrazione ma sempre con Cristo presente eh, nel nostro natale perché natale senza Cristo non è natale e signore anche se eventualmente appunto noi sappiamo che Gesù non sia nato per forza il 25 di dicembre, ma Gesù è nato ed è nato una sola volta ed è nato anche nel nostro cuore o almeno nei cuori di tutti coloro che si sono veramente ravveduti dai propri peccati e rigenerati dallo Spirito Santo. Hanno creduto in Te perché sono stati adottati chiamati dal Signore. C'è stato questo momento della conversione quando, Signore, ci hanno parlato comunicato il Vangelo. E noi ci siamo ravveduti e abbiamo, Signore, messo la nostra fede al 100% nella persona di Gesù Cristo. Padre, io prego che Natale sia il vero Natale per coloro che effettivamente credono in Gesù Cristo. Perché chi segue, Signore, soltanto una tradizione, quello non è un Natale. Magari sarà un ripetere di tradizioni e forse umanamente parlando ci sarà anche una bellezza. Però Padre, tu vuoi che noi instauriamo un rapporto con te continuo? Attraverso il Figlio che è Gesù Cristo, che è venuto, che è incarnato, che è morto sulla croce, che è stato seppellito ma il terzo giorno è risorto, e questo 25 non deve nascere di nuovo, semmai deve nascere nei cuori di tutti coloro che ancora non hanno creduto nell'unigenito Figlio di Dio, l'agnello che Togli il peccato del mondo. Allora, Signore Dio, fai un miracolo e concedi a noi, Signore, quella gioia di vedere persone che sono terreno fertile, giardino del Signore, dove tu pianti il seme, Padre, attraverso la potenza dello Spirito Santo, convinti i cuori. E fa sì, Signore, che queste persone vengano e rimangano con te, perché molti, Signore, si avvicinano, ma non hanno una vera e propria conversione a te. Ma Tu sai quem são os Tuoi, nós te preghiamo per noi que siamo I Tuoi, que possiamo ogni giorno caminhando, Senhor, em Te. In Gesù Cristo, in, nello Spirito Santo, noi possiamo nella perseveranza dei, dei Santi continuare, Padre, sempre con quella certezza che coloro che sono venuti a te rimangono in te perché tu non perderai nessuno di quelli che sono tuoi. Aiutaci, Signore, nel nostro cammino di santificazione. Aiutaci, Signore, nella via del Signore che tu possa operare grandemente. Potentemente nela nossa vida, nel nome del nosso Senhor Jesus Cristo. allo stesso tempo, padre. Nós vogliamo pregar, anche per pela chiesa de Cristo. Que em questo período há muita oportunidade, Senhor, occasione de predicar a palavra. Ajuda-te, Senhor, a predicar o nome de Jesus Cristo. Ajuda-te, Senhor, a seminar o teu amor. Que possiamo dire a tutte le persone que hanno no di de Jesus Cristo, que hanno no del Senhor. Eu te prego per questo, nel nome de Jesus. Cristo opera grandemente em nós, eu te lo quedo, nel nome de Jesus Cristo. Amen. Padre, eu prego anche pela vida del popolo de Israele, que em questo tempo, Senhor, ci sia davvero, Senhor, um un... tocco dello Spirito Santo e che i nostri fratelli, Signore messianici, che sono lì presenti, le chiese evangeliche che a volte sono formate anche da persone di etnia araba, soprattutto vicino a Nazareth, Signore benedici i nostri cari fratelli che sono lì e anche Signore coloro che sono di etnia ebraica, Signore, noi preghiamo per loro e anche per magari stranieri o missionari o altri, Signore, che sono in territorio di Israele. Signore, usa loro per proclamare la tua parola a quella nazione, Signore, che ha bisogno di conoscere Cristo. Io prego anche per il popolo arabo che vengono a Cristo Gesù, Signore, quei bambini, quelle donne che soffrono anche in questo momento, Signore, una situazione che noi non abbiamo mai attraversato. <coughs> Io prego Signore che tu possa sì fermare questa guerra, ma possa fermare il male, questa violenza. E noi sappiamo che tutto questo finirà quando Gesù Cristo tornerà. Noi preghiamo per la salvezza delle anime. Preghiamo Signore anche per l'Ucraina, per quello che, si acc che accade già ormai da tempo. Abbiamo perso i conti dei mesi, dei giorni, di tutto questo tempo Signore, di sofferenza, eh, di, di violenza Signore, di soldi, di armamenti. E tante altre cose, Padre, fortifica la tua famiglia, la famiglia del Signore, di cui tu sei padre in quella nazione. Padre, noi preghiamo per i nostri fratelli ucraini che possono, nella potenza di Dio, continuare a formare discepoli anche in mezzo a una situazione come questa. E Padre, noi preghiamo anche che appunto, di nuovo pensando alle chiese, che questo sia un fine settimana uh, benedetto, dove noi predicheremo la tua parola con potenza, perché Signore possiamo proclamare il vero significato del Natale, il vero significato, Signore, della potenza di Dio nella nostra vita, perché questo è quello che tu vuoi, che noi facciamo, Signore, le cose uh, bene come tu vuoi. Padre, tutto questo lo facciamo bene per la tua gloria. Signore, ti voglio ringraziare anche per il tempo che avremo adesso di parola di Dio, che tu possa parlare e comunicare a noi, Signore, e anche esortare la nostra vita, come è dovuto da parte tua per mezzo della tua sacra e benedetta scrittura. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. E il popolo di Dio dice amen. Allora io faccio un saluto anche alla Nicchi, un saluto a Angela per voi che siete qui. Allora fammi vedere se ci sono altre persone che eventualmente... Allora cara sorella Rosaria, che Dio ti benedica. Em preghiera, também per te, pela tua família, não E, quindi, um abraço a te, um abraço anche a Débora, a Salvatore, a vossa família, no nome de Jesus. E, quindi, a nossa preghiera per tutti quanti voi, meu saluto, no amor del Senhor. E, como ho dito, se outros, quem deve viaggiare, quem deve rimanere, tenham sempre em contato, soprattutto através da preghiera. Agora, nós queremos leggere a Bíblia insieme. Allora eccoci qua nella nostra piattaforma dove noi possiamo leggere e ascoltare no? vedere anche la parola del Signore dico vedere perché cerco di uh, metterla qui nello schermo forse per qualcuno è ancora un po' piccolino però se Dio vuole per l'anno prossimo faremo qualcosa di diverso allora andiamo qui nella Sacra Scrittura nella mia piattaforma e noi abbiamo Giobbe dal capitolo 24 al capitolo 27 dopo noi leggeremo anche Apocalisse capitolo 17 allora ricordo che se Dio vuole tra un uma semana, uma semana, o 29, e 29 o concluderemo e lettura nós concluiremos a leitura de toda a Parola de Dio. É uma coisa bela. E se tu lá fato, eu se fino quando completerai e me piacerebbe, magari receber um vídeo. Uh, o, sopra, o anche un audio, ok? Anche un audio dove tu mi racconti, ossia la benedizione di aver letto tutta la Bibbia in un anno. Forse per qualcuno non è la prima volta, ma è comunque una benedizione. Forse per te è la prima. Prima volta, e sicuramente tu hai imparato, hai avuto una visione un po' più completa no, della Bibbia, almeno per quanto riguarda una lettura panoramica. E anche per questo, io sarei molto contento se tu mi inviassi un video o un audio raccontando la tua esperienza, come il Signore ti ha benedetto. Oh, benedetta. Allora, Giobbe, capitolo 24, parola del Signore. La Bibbia dice perché non sono dall'onipotente non sono dall'onipotente fissati dei tempi in cui rende la giustizia perché quelli che lo conoscono non vedono quei giorni gli empi espostano i confini rapiscono gregi e le conducono al pascolo portano via l'asino dell'orfano, prendono impegno il bue della vedova mandano via dalla strada i bisognosi e i poveri del paese si nascondono tutti insieme. Eccoli come onagri del deserto, escono al loro lavoro in cerca di cibo. Solo il deserto dà pane ai loro figli. Raccolgono nei campi la loro pastura, racimolano nella vigna dell'Empio. Passano la notte nudi, senza vestito, senza una coperta che li ripari dal freddo. Bagnati dalle acquazioni di montagna, per mancanza di rifugi, si stringono alle rocce. Ce n'è di quelli che strappano dalla mammella l'orfano che prendono penni dai poveri e questi se ne vanno nudi senza vestiti hanno fame e portano i covoni fanno l'olio e nel recinto dell'empio calcono l'uva nel tino e patiscono la sete. sale dalle città il gemito dei moribondi i feriti implorano aiuto e Dio non si cura di queste infamie e dice Ce ne, ce ne sono di quelli che si ribellano alla luce, non ne conoscono le vie, non ne battono i sentieri. L'assassino si alza sul far del giorno, ammassa il misero e il povero e la notte fa il ladro. L'occhio dell'adulterio ispia il crepuscolo dicendo nessuno mi vedrà e si copre con un fasoletto il volto. I ladri di notte sfondono le case, di giorno si tengono rinchiusi, non conoscono la luce. Il mattino è per essi come un'ombra di morte, appena lo scorgono provano i terrori del buio. Voi dite l'Empio è un fuscello sulla faccia delle acque, la sua parte sulla terra è maledetta, non prenderà più la via delle vigne. Come la siccità e il calore assorbono le acque della neve, così il soggiorno dei morti inghiottiti a chi ha peccato. Scusate un attimo. La voce si sta ancora scaldando e la mattina, e soprattutto nell'inverno, è un po' così. Allora, versetto 20, torniamo qua. Il grembo che lo portò lo dimentica. I vermi ne fanno il loro pasto delizioso. Nessuno più lo ricorda. L'iniquo sarà troncato come un albero. Egli che divorava la sterile, priva di figli, e non faceva del bene alla vedova. <coughs> Invece Dio, con la sua forza, prolunga i giorni dei prepotenti, i quali risorgono quando ormai disperavano della vita. Dà loro sicurezza, fiducia, i suoi occhi vegliano sul loro cammino. Salgono in alto, poi scompaiono a un tratto, cadono, sono mietuti come gli altri mortali, sono falciati come le spighe del grano maturo. Se non è così. Chi, chi mi smentirà? Chi mi annienterà il mio dire? Capitolo 25, Libro di Giobbe. Allora Bildad e di Suac rispose e disse A Dio appartiene il dominio e il terrore. Egli fa regnare la pace nei suoi luoghi altissimi. Le sue legioni possono forse contare su... Chi non si leva la sua luce? Come può dunque l'uomo essere giusto davanti a Dio? Come può essere puro il nato di donna? Ecco, la luna stessa manca di chiarore e le stelle non sono pure agli occhi di lui. Quanto meno l'uomo che è un verme e il figlio d'uomo che è un vermiciatolo. Capitolo 26, libro di Giobbe. Allora Giobbe rispose e disse, come hai ben aiutato il debole, come hai sorretto il braccio senza forza, come hai ben consigliato chi è privo di saggezza e che abbondanza di sapere tu gli hai comunicato. Ma chi ti crede di aver parlato? A chi ti crede di aver parlato? E di chi è lo spirito che parla per mezzo tuo? Davanti a Dio tremano le ombre, di sotto alle acque ai loro abitanti. Davanti a Lui il soggiorno dei morti è nudo, l'abisso è senza velo. Egli distende settentrione sul vuoto, sul vuoto sospende la terra sulla terra, sul nulla, richiude, rinchiude, chiude le acque nelle sue nubi e le nubi non scoppiano per il peso nasconde l'aspetto del suo trono, vi distende sopra le sue nuvole ha tracciato un cerchio sulla superficie delle acque laddove la luce confina con le tenebre le colonne del cielo sono scosse, tremono alla sua minaccia con la sua forza egli solleva il mare, con la sua intensità Intelligenza ne abbatte l'orgoglio. Al suo soffio il cielo torna sereno, la sua mano trafigge il drago fuggente. Ecco, questi non sono che gli estremi lembi della sua azione. Non ce ne giunge all'orecchio che un breve sussurro, ma il, tuo, il tuono delle sue potenti opere, chi può comprenderlo? capitolo 27 libro di Giobbe. Giobbe riprese il suo discorso e disse, come vive Dio che mi nega giustizia, come vive l'Onipotente che mi amareggia la vita. Finché avrò fiato e il soffio di Dio sarà nelle mie narici, le mie labbra no. Não dirão nulla de injusto, la minha língua non proferirá falsità. Lungi da me l'idea ideia de darvi ragione. Fino al último respiro, não me lascerá toler la mia integrità. Ho preso a difendere la mia giustizia e non cederò. Il, mio, il, cuore, il cuore non mi rimprovera uno solo dei miei giorni. Sia trattato da malvagio il mio nemico, da perverso chi si erge contro di me. Quale speranza rimane mai all'empio quando Dio gli toglie, gli rapisce la vita? Dio... Presterà orecchio al grido di lui. Quando gli piomberà addosso l'angoscia? Potrà egli trovare piacere nell'Onnipotente? Invocare Dio in ogni tempo? Io vi mostrerò il modo di agire di Dio. Non vi nasconderò i disegni dell'Onnipotente. Ma queste cose voi tutte le avete osservate? Perché dunque vi perdete in vani discorsi? Ecco la parte che Dio riserva all'Empio, l'eredità che l'uomo violento riceve dall'Onnipotente. Se ha figli in gran numero, sono per la spada, la sua discendenza non avrà pane da sfamarsi. I superstiti sono sepolti dalla morte, e le vedove no, loro non li piangono. Si accumula l'argento come polvere, si ammucchia vestiti come fango, li ammucchia sì ma se ne vestirà è giusto e l'argento l'avrà come la sua parte innocente. La casa di che, che si costruisce è come quella del tarlo, come il c Capano che fa il guardiano della vigna. Va a letto ricco, ma per l'ultima volta apre gli occhi e non è più. Terrori lo sorprendono come acque. Nel cuore della notte lo rapisce un uragano. Il vento d'oriente lo porta via ed egli se ne va. Lo spazza in un turbine dal luogo suo. Dio gli scaglia addosso le sue frecce senza pietà. Per quanto egli tenti di scampare ai suoi colpi, la gente batte le mani quando cade, fischia dietro a lui quando lascia il luogo dove stava. Parola del Signore. Allora noi abbiamo finito anche questa settimana e ripeto noi abbiamo soltanto la prossima settimana sempre così se il Signore così ci permetterà dal 25 al 29 e noi abbiamo letto praticamente tutta la sacra parola di Dio e noi ringraziamo il Signore per questo momento in cui noi possiamo leggere la parola tra l'altro io vorrei ricordare che noi anche questa domenica noi abbiamo la celebrazione al Signore Na Cesena, em Via Romagna, 268, dalle ore 10 e 30 e anche a Rimini, alle ore 10 e 30 sempre em questo horário, via Cesare Pavese, número 8. A Ravenna invece, dalle ore 17, via Montanari 75, proprio molto vicino lì allo stadio uh, di Ravenna. E quindi sarà un tempo benedetto per tutti quanti coloro che vogliono ascoltare la parola del Signore, che sarà predicata con potenza parlando del vero significato del Natale. Noi non vogliamo mancare davvero a questo appuntamento noi, uh, io prego ancora per tutti coloro che devono uh, fare un viaggio, che Dio possa benedire tutti quanti voi, per chi rimane, io voglio poter darvi un abbraccio uh, di, in persona e che il Signore noi possiamo ossia, rimanere sempre più uniti nella grazia del Signore, magari per chi è lontano, uh, metti qui un commento né, in questo video metti un commento, io avrò piacere di poter rispondere in seguito uh, augurando anche a te la tua tua famiglia benedizioni nel nome del Signore Padre io ti ringrazio Signore per la vita della Daisy per la sua gravidanza Signore noi quando pensiamo al Natale pensiamo alla nascita di Cristo e quanto è stata importante la nascita l'incarnazione del Signore questo dono del Signore Dio Padre che manda Dio figlio per pagare per i nostri peccati e signore i figli appunto sono un dono io ti ringrazio per la vita di Daisy prego per la sua salute prego signore per la sua gravidanza fino all'ultimo giorno signore quando partorirà e questo bambino porterà tanta gioia a lei e a suo marito nel nome di Gesù Cristo signore Dio noi preghiamo anche per la cara sorella Lucitania grazie perché Wasir è è arrivato e sta bene, di questo noi siamo tutti quanti felici. Noi preghiamo, Signore, per la salute di Lusitania che lei si possa riprendere, Signore, il più presto. Dai a lei la forza, la potenza, la grazia tua che possono, Signore, in questi giorni gioire del vero senso del Natale e che tutti i miei cari che sono qui, le loro famiglie, i loro pensieri, tutto quanto sia custodito, Signore, e deposto proprio nelle tue mani santissime, potente e che l'amore tuo ti possa, ci possa, Signore, avvolgere in ogni momento. Padre, grazie per un'altra settimana, grazie per la settimana che hai concesso a me e alla mia famiglia, per come tu mi hai guidato. Continua, Signore, io ti prego, con tutta umiltà, a guidare il mio cuore affinché io sia uno strumento per la tua gloria. Rendimi, Signore, più simile a tuo Figlio Gesù Cristo, io te lo chiedo nel nome di Gesù. Amém. Agora eu te dou um fortíssimo abraço, um santo bacio, que a graça do Senhor esteja com te. Deus te benedica. Mete um like, mete um like, condivide e eu continuarei a pregare per tutti quanti voi, nell'amore de Jesus. Um forte abraço em Cristo. Se